Croce Rossa di Ponte, sempre molto attiva, di recente ha festeggiato i 40 anni di attività. Sì, 40 anni di Croce Rossa dal 1980 come gruppo volontari aderente alla Croce Bianca del Canavese e poi dal 2002 come Croce Rossa italiana. Abbiamo vissuto dei momenti difficili in questi ultimi mesi a causa di questa epidemia, ma li abbiamo superati con l'impegno di tutti. 40 anni che ci hanno visti ancora impegnati, dai più anziani ai più giovani. Ognuno ha fatto la sua parte. Devo ringraziare tutto quello che hanno fatto perché sono stati veramente giorni impegnativi per i volontari della Croce Rossa di Ponte, come per la Croce Rossa di tutta Italia e come per l'associazione di volontariato che lavorano nel settore socioassistenziale. Devo ringraziare i giovani che si sono trovati di fronte a un'esperienza nuova di emergenza e sono stati capaci a rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ringrazio i volontari che tutti i giorni fanno i loro servizi nonostante la, tra virgolette, paura di questo virus e devo ringraziare anche i volontari più fragili e più anziani che da casa hanno partecipato con noi in questi giorni perché non potendo venire in sede proprio per questo virus hanno voluto sapere, conoscere ogni giorno quello che facevamo. Ecco, questi sono gli auguri uniti a quelli di Natale di continuare così perché l'impegno è stato grande anche se le difficoltà sono state più grandi ancora. Oggi qua in piazza un banchetto, un'iniziativa, quella della raccolta alimentare. Sì, la raccolta alimentare ci siamo uniti col gruppo Alpini di Ponte in collaborazione con Andrea Gimori che ci ha aiutati veramente per questa iniziativa. Vogliamo raccogliere dei generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione per le famiglie di Ponte, per quelle famiglie dove tante volte la fine mese è lunga. Vogliamo dare un piccolo contributo e già in anticipo ringraziamo tutte le persone di Ponte che in questi giorni ci hanno dato la loro adesione e oggi sono con noi a riempire questo carrello per la gente di Ponte. Chi volesse contribuire con i generi alimentari e che oggi non può venire qui in piazza? Chi non può essere oggi in piazza con noi può contribuire riferendosi alla sede, al nostro comitato. Possono contattarci al nostro numero di telefono dove i ragazzi e le centraliniste le daranno le informazioni per contribuire a questa giornata. Grazie. Oggi è una bella iniziativa solidale in collaborazione con la Croce Rossa, la raccolta alimentare. Sì, noi tutti gli anni partecipiamo alla raccolta nazionale, però questa idea di riservare per i meno fortunati di Ponte della Croce Rossa ci ha visti entusiasti e siamo qui, speriamo che la gente risponda, ma insomma Ponte ha sempre dimostrato di essere vicino a quelli, come ho detto prima, meno fortunati. Noi ci siamo sempre, una bellissima iniziativa che speriamo vada bene quest'anno, ma assolutamente da ripetere e da tenere presente perché sempre più persone, al di là del periodo, hanno necessità e noi siamo vicini. Certo, sempre più persone al di là del periodo, ma soprattutto in questo periodo, in quest'anno in cui veramente molte famiglie sono state messe in ginocchio dal coronavirus. Ah beh, questo senz'altro, è per quello che ho detto che noi abbiamo aderito alla richiesta di Rastelli, del Presidente della Croce Rossa, con entusiasmo. Era una cosa a cui avevamo pensato, però se poi un'associazione come la Croce Rossa, un'istituzione del genere, chiede, dobbiamo esserci e noi per quel poco che riusciamo a fare ben volentieri lo facciamo. Un periodo emergenziale lungo, pesante e impegnativo anche per la Croce Rossa di Ponte Canavese. Sì, quest'anno è stato un anno particolare per la Croce Rossa, non solo per Ponte ma per tutte le Croce Rosse del Canavese e anche le associazioni ANPAS. È stato un anno che abbiamo iniziato a marzo con questa emergenza del coronavirus che pensavamo nei mesi estivi fosse terminata, tornassimo in un piano non più di emergenza totale, invece non è stato così. Stiamo di nuovo lavorando sul territorio, il nostro territorio non è stato tantissimo colpito ma ha avuto anche il nostro territorio molte malattie per questo coronavirus, per questa epidemia. Ringrazio tutti i volontari perché gestire questa emergenza ci sono molti più sacrifici da fare, ci sono molti più DP da mettere per eseguire ogni servizio
i servizi sono più lunghi perché, come sappiamo tutti, l'ospedale di Quarnier è stato chiuso, è diventato ospedale solo per pazienti colpiti da coronavirus, e i nostri tragitti non sono più vicini ma sono più lunghi, perché un'emergenza fatta da Locana ci vanno 2 ore e mezza perché bisogna andare fino all'ospedale di Ivrea o di Cirié, poi quando torniamo abbiamo tutto da sanificare, ci vanno tutti i tempi. Speriamo di tornare in un tempo, di finire questa emergenza il prima possibile per tornare di nuovo in un assetto normale, così anche le persone che vengono colpite da qualsiasi malore non hanno più un tragitto così lunghissimo, ma che il nostro ospedale, il nostro pronto soccorso di Quarnier venga aperto velocemente alla fine di questa epidemia. Ringrazio tutti i volontari, ringrazio i giovani che ci sono stati vicini, anche i volontari che per motivi di salute non sono potuti essere con noi in questa emergenza, ma ci hanno aiutato da casa, telefonandoci, sapere come stavamo, e tutte queste cose fanno molto piacere. Oggi facciamo un'iniziativa particolare con l'Area 2, dove c'è una nostra volontaria, Fiorella Perono, insieme a dei consiglieri del comune di Pont. Andiamo dai nonnini a lasciare un calendario e un piccolo pensiero. Questo è per farci sentire vicini a questo Natale, che anche per loro sarà particolare. In questo momento i nostri ragazzi con Babbo Natale stanno andando da un nostro volontario, il più vecchio, il più anziano, a 90 anni, stanno andando a casa a consegnargli un piccolo regalo per l'affetto che abbiamo verso di lui. Ringrazio tutti, ringrazio ancora i miei volontari, i miei giovani, e auguro a tutti un buon Natale, sperando che il prossimo anno sia un Natale dove ci possiamo di nuovo tutti abbracciare come negli anni passati. Buon Natale!